Al Pescara Festival, a stare in discussa del piccolo e grande schermo, Giancarlo Giannini scherza con il pubblico e con i suoi compagni di scena, ovvero i musicisti del quartetto di Marco Zurzolo, in Parole note, riproponendo i classici della tradizione letteraria, da Dante Alighieri ad Alda Merini, da Shakespeare a Leopardi, passando per la grande poesia d'amore. Straordinario l'impatto della sua voce sul pubblico, specie nei monologhi più complessi, come nel Giulio Cesare di Shakespeare. Perché se io fossi Bruto, è Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti, tutti, e che ad ognuna delle ferite di Cesare donerebbe una lingua così eloquente da spingere fin le pietre di Roma a sollevarsi e a rivoltarsi. Dopo le parole note cosa accade? Le note parole, anzi vorrei rifare uno spettacolo al contrario, perché tanto di, guarda, ce ne sono tante, di note, di parole sono infinite, quindi si potrebbe fare, come una volta incontrando Troisi mi disse: beato te che tu fai tanti personaggi, ti cambi colori eccetera, invece io mi tocca sempre fare lo stesso personaggio, ricomincio da tre cose e parlo sempre, dico: ma tu sei fortunato figlio mio, magari fossi come te, dissi a Troisi. Vedi, Chaplin in fondo è sempre l'omino col bastoncino, sempre che l'ha fatto, pure non è che sei più bravo tu, più bravo io fatico molto, e se fossi in te farei ricomincio da tre, ricomincio da quattro, ricomincio da cinque, ricomincio da sei, ricomincio da sette, ricomincio da otto, finirei per... D'altronde, e lui ci ha creduto in fondo, è bravissimo attore, avrebbe potuto fare tante cose, però quindi quel prossimo spettacolo sarà note parole. Giancarlo Giannini, inventore, una volta, la ricordiamo, inventa più cose? Sì, sì, ma sai, io non sono mica un attore, sono un elettronico, faccio l'attore perché mi diverto, come si dice, jouer, giocare, to play, no? Infatti l'attore, io gioco, come un bambino, crescendo, rimane bambino e trova quel mestiere che lo fa rimanere bambino, quindi è quello dell'attore, ho trovato il mestiere perfetto. Poi come professionista serio dovrei essere elettronico, pensa a quella giacca lì, faceva, che ho costruito io faticosamente notte e giorno, faceva 1500 possibilità di suoni, voci, cose, bello, divertente.